Aquamed 2012, sono in compagnia del dottor Pino Lembo, presidente del comitato permanente di esperti sull'agricoltura biologica della Commissione europea. Dottor Lembo, noi abbiamo parlato oggi di acquacultura in Europa. Quali sono le regole e certificazioni? Da 2 anni c'è un regolamento europeo per l'acquacoltura biologica che è seguito ai regolamenti sull'agricoltura biologica e stabilisce delle norme di produzione che tengono conto di una serie di aspetti relativi al benessere animale, al rispetto dell'ambiente, alla tutela degli interessi dei consumatori e quindi indirizzano i produttori ad avere un'acquacoltura di qualità. Ecco, dal punto di vista di regolamento parliamo di un regolamento a livello europeo o l'Italia si differenzia in qualche modo? No, il regolamento europeo vale per tutti i paesi europei ed è quindi la possibilità di avere un unico marchio di acquacoltura biologica in tutti i paesi europei. E per quanto riguarda la certificazione, le aziende italiane seguono appunto le normative delle certificazioni? Certo, c'è un sistema di controlli estremamente rigido, per cui tutte le aziende che chiedono di essere certificate vengono controllate da un sistema che è a sua volta controllato dal governo italiano e quindi questo dà maggiori garanzie ai consumatori che poi acquistano prodotti certificati di acquacoltura. Dal suo punto di vista, quali dovrebbero essere le azioni che si dovrebbero intraprendere per lo sviluppo dell'acquacoltura? Ma io credo che questa è un'attività relativamente molto giovane e credo che si debba fare uno sforzo maggiore per migliorare i canali distributivi, soprattutto in Italia, perché in altri paesi europei è molto più diffusa l'acquacoltura e quindi i consumatori trovano più facilmente i prodotti etichettati come biologici. E per quanto riguarda l'informazione, a suo avviso è sufficiente o bisognerebbe fare qualcosa di più? Ma guardi, la sensazione è che da parte dei consumatori ci sia una richiesta probabilmente anche superiore a quello che in questo momento è possibile produrre a livello nazionale. Quindi sì, sicuramente va fatta dell'informazione, ma per dare una visione corretta del prodotto. E per quanto riguarda invece infine la nostra manifestazione, qual è la sua opinione a proposito? Ah, credo che siano molto importanti manifestazioni come queste che mettono insieme i vari stakeholder e quindi producano buona informazione su quelle che sono le diverse pratiche, direi non soltanto dell'acquacoltura biologica, ma più in generale delle produzioni sostenibili e rispettose dell'ambiente.